Buongiorno ragazzi, eccomi qui, sono su Straight Up, un gioco di survival, sopravvivenza. Allora, quando lo scaricai non mi piacque molto, devo dire sincero, anzi addirittura lo trovai orribile. Poi lo scaricai quanto fu gratis, quanto PlayStation Plus lo diede gratis, quindi approfittai e lo scaricai perché io adoro i giochi di sopravvivenza. Però poi l'ho riscaricato circa una settimana fa e sono al 73° giorno di gioco. E pian piano mi sto rendendo conto, anzi sempre più mi rendo conto che è un gioco effettivamente che merita. Non più di tanto, non ha molte, non può vantare pretese rispetto ad altri giochi di simile tipologia, però devo dire che mi sono ricreduto abbastanza, anzi quasi completamente, perché mi ci sto divertendo, mi sta piacendo. Questo è il motore che ho costruito ieri, però non so ancora come si usa, perché ripeto, sono all'inizio. Questa è la mia alzattera che mi sto organizzando. Vedete, qui ci sono tutte casse vuote per poi poter deporre il necessario. Invece queste sono queste tre sono per le eminenze. Abbiamo, che ne so, ad esempio, vediamo qui che c'è. Ah, qui c'è luce, anche scatolette. Qui abbiamo acqua, branta, bente qua, e qua abbiamo gli antidoti e per la temperatura e via dicendo. Insomma, qualora venissimo morsi da uno squalo, abbiamo le bende. Se dovessimo ingappare in qualche insolazione, abbiamo l'antidoto. Se dovessimo, che ne so, toccare un pesce scorpione o qualcosa di velenoso, anche lì abbiamo l'antidoto. Qui abbiamo, sto sistemando ancora, i vari oggetti che ci servono, poi dobbiamo recuperare e sistemarla. Questa è la mia casa che sto facendo piano piano, perché richiede un sacco di materiali. Materiali purtroppo dopo un po' non si trovano più, ad esempio il legno non si trova più, è per questo che sto saccheggiando le isole d'intorno e portando il legno qui. Questi sono i vari macchinari, questo per fare la pelle, questo per fare gli stracci, che poi gli stracci servono per fare altre cose, questo per bere l'acqua, è un serbatoio d'acqua tra virgolette, questo per lavorare il legname, che guardate qui quanto legname sto accantonando. Alla fine è sempre poco. Questo è, vabbè, è una cernia gigante per mangiare, che tra poco lo dovremo anche mangiare. Ancora no, però qui abbiamo la stanchezza, il cibo, la fame, quindi la temperatura e la sera, la fine della temperatura. Questo è il mio giardino, guardate quanto è bello. Ragazzi, non è che si fa facilmente tutto questo, per quanto possa sembrare banale. Allora, qui possiamo quasi fare un altro antidoto, vediamo un po'. Non abbiamo l'inventario pieno, quindi no, vabbè, vediamo se possiamo. No, allora devo per forza cominciare a svuotare un po' di cose in inventario. Queste sono le patate. Mi servono le patate perché a quanto pare per avviare il motore servono le patate. E le patate poi vengono inserite in questo miscelatore, non so che, come si chiama, un distillatore. E dovrebbe funzionare così. Io non l'ho mai fatto, ancora questa è la prima volta. Però non voglio metterlo perché ne ho poche, quindi per il momento mi arrancio così con la vela e con la mia zattera a vela e il timone di legno. E poi vedremo, io l'ho montato tutti e due sulla stessa zattera, non so neanche se si può fare questa cosa. Ah, questo è un granchio gigante che ce lo portiamo, che ci darà da mangiare, lo mettiamo lì. Ragazzi, io spero che vi piaccia. Anzi, lo sai che facciamo adesso? Lo mettiamo proprio a fumigare. Lo mettiamo proprio a fumigare. Lo scuoiamo, lo mettiamo a fumigare. Tra poco lo mangiamo. Accendiamo il fuoco, mi è rimasta ancora un po' a disposizione. Ripeto, per quanto possa essere rispetto ad altri giochi superficiali, forse alcuni lo troveranno anche insignificanti, a me mi sta piacendo molto, ragazzi. A me mi sta piacendo molto. Questi sono i cocchi, noci di cocco, oh, noci, i cocchi. Allora, intanto devo recuperare il binocolo, ah, c'è un pieno inventario, ok. Vabbè, cannocchiale lo riprendi però. Ai sassi, cannocchiale, vabbè. Cannocchiale che almeno lo mettiamo qui e non lo perdiamo. Ok. Qui abbiamo le fibre.
servono, eh. Per fortuna questi ricrescono. Queste sono le uniche cose che ricrescono oltre le patate che ci consentono poi appunto di bere, di anzi che ci consentono di poter poi riempire il distillatore. E niente ragazzi, allora per me ancora è molto piccolo ovviamente l'isola, perché ripeto una settimana che gioco, mentre non è molto difficile da capire, però non c'è una guida specifica. Questo guardate quanto è bello, l'acqua c'è, sì, qui c'è, perfetto, questi poi vanno annaffiati, quindi distillatore qui, l'acqua ce n'è un po', intanto un po' la beviamo, ecco qui, eh sì, tra poco devo riposare. Ok, allora ragazzi, io niente, preparo qualche sistema, finisco ancora di sistemare. Francamente vorrei fare anche un'altra. Vediamo se ho il martello, no. Anzi, diciamo così. Ne approfittiamo. Muoviamo un po' di cocco e un po' di energia. Adesso lo rompiamo e ce lo mangiamo. Ok, adesso per evitare l'insolazione vado. Ah, ecco, la cosa importante è che bisogna sempre salvare. Salvare sempre, perché più di qualche volta ho perso un ho fatto dei giri proprio immensi per trovare. Anche se poi sono piccole le isole, sono piccole e sono anche quasi. Ecco, qui abbiamo, vedi come lo sto organizzando. Quindi, ecco, qui abbiamo il cibo, l'argilla, la pelle. Vi faccio vedere anche il primo squalo che ho catturato, guardate. Questo è il primo squalo, eh. Allora, praticamente questo è il primo squalo che ho catturato, vedete? Questi sono i vari lanci. Che lo squalo offre la pelle e la carne, da quel che io, mi sembra, io ancora non ho scuoiato la pelle e la tata, però per il resto. Questo è soltanto cibo. Va bene ragazzi, io vediamo se è pronto qui. Ancora no, il fuoco sta quasi per consumarsi, quindi speriamo che ce la faccia, sennò. Vabbè, ok. Nel frattempo ragazzi, vi auguro una buona giornata. Che ha squillato? Che cosa? Ah, ha cucinato, perfetto, l'ha cucinato. E qui. Oh no, scusa. Ah, lo potevo attaccare anche sotto, non lo sapevo. Voglio estinguere il fuoco, così un po' rimane, no? Vediamo da mangiare. Uno, lo mangiamo. Che ha suonato? Ok. Ah, ecco, qui c'è proprio una sorta di statistica. Oggetti creati, animali uccisi, risplorare 18, navi riavvistate 17. Non so quante navi ci siano, quante isole, sono pochissime, però vabbè, adesso andiamo a dormire ragazzi. Andiamo a dormire perché di notte non è che si vede molto, anche se prova ad immergermi, si vede ben poco. Guarda, vediamo, vediamo se ha qualche. Promettiamo per fare un po' di caccia. Però si vede pochissimo. Questo attente di. Che cos'è qui? Oh, l'argilla, vedete? Oh, ottimo, fammi vedere dove sta. Quindi qui, adesso usciamo dritti. Vabbè, mo la devo ritrovare. Fammi vedere, non ho. Ecco qua. Allora, vediamo in che direzione sta. Ah, sta direttamente qui, dritta. Quindi con la luce vado a prendere l'argilla. Perfetto, ragazzi, io spero che vi piaccia come la sto strutturando. E ripeto, facciamo così. Ok, così sappiamo la direzione dove andare. E vado a riposare un pochettino. Ok.